ghiacciata di birra. Online trovate molte ricette su come realizzare questo dolce, questa variante del tiramisù. In alcune trovate l'utilizzo della birra al 100%, quindi i savoiardi vengono inzuppati solo nella birra. Io ho deciso di fare metà-metà, metà caffè, metà birra, e il risultato devo dire che è davvero soddisfacente. La birra rende il tiramisù un pochettino più intrigante, più speciale, più particolare rispetto al tiramisù che comunque adoro anche in versione classica, extra classica, devo dirvi la verità. Quindi se vi piace la ricetta lasciatemi un like, fatemi sapere nei commenti se avevate già sentito parlare del tiramisù o se l'avevate già assaggiato. Iscrivetevi al canale e cliccate la campanellina per non perdere i prossimi video, che saranno miriadi, milioni di video, vi aspettano. E io invece vi aspetto su Instagram in particolare, che aggiorno tutti i giorni con 1000 foto, 1000 cibi, 1000 cavolate varie, Facebook e naturalmente sul blog, dove trovate le ricette per iscritto e tutta la lista degli ingredienti. I link sono qui sotto. Un bacione e alla prossima! Come prima cosa preparo un bel caffè forte utilizzando la moka, ma puoi tranquillamente utilizzare anche le macchinette per l'espresso. Metto in un pentolino la birra insieme al caffè e faccio bollire per alcuni istanti. Nota che più lascerai il composto sul fuoco, più l'alcol avrà modo di evaporare, quindi a te la scelta: o lo lasci alcuni secondi di modo che si mantenga un po' di alcol nel liquido, oppure lo lasci qualche istante di più così che l'alcol evaporerà praticamente del tutto. Divido i bianchi dai rossi e monto i bianchi a neve, lasciandoli però abbastanza cremosi. Monto anche i rossi insieme allo zucchero fino a fare una bella crema spumosa e chiara. Unisco alle uova il mascarpone, che era a temperatura ambiente, e continuo a montare con le fruste fino ad avere un composto liscio e omogeneo. Unisco i bianchi montati a neve al resto del composto, delicatamente, dal basso verso l'alto per non smontarli. Ora non resta che assemblare il tiramisù. Puoi usare delle monoporzioni, come ho fatto io in questo esempio, utilizzando dei bicchieri da birra, per esempio, oppure una classica teglia. Io ho portato questo tiramisù per festeggiare il Capodanno con gli amici, quindi ho preferito utilizzare la teglia. Comincia con uno strato di crema al mascarpone, poi bagna per bene i savoiardi nel caffè e birra. A me piacciono piuttosto bagnati, quindi li tengo qualche istante di più nella birra. E continua con una generosa dose di crema al mascarpone. Vai avanti così fino a terminare tutti gli ingredienti. A piacere spolverizza la superficie del dolce con del cacao amaro. In the kitchen I was born.